Benvenuti amici, benvenuti in questa nuovissima puntata di Mago. Io sono Matreius, credo, non lo so, tu sei Amurush. Cioè, credo. Siamo qua, allora abbiamo già fatto il giallino che l'altra volta, né? Adesso passiamo al bianco, mi raccomando supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Buonanotte, ho fottuta notte ora a tutti. Iscrivetevi al canale se siete iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. È tornato Matreius, quindi torniamo anche a giocare ai Mago. Per cui andiamo avanti. Matreus, aiutami perché adesso abbiamo il bianco. Dove cavolo andiamo? Allora, a destra mi sembra che c'eravamo andati e non... Vado a sinistra? Proviamo a sinistra. Proviamo a sinistra. Allora, qua la difficoltà sta nel occhio alle statue, ogni tanto un respiro. E però le statue non sono troppo pericolose. Il problema vero è trovare... No, le statue basta fare così. Esatto, il problema vero è trovare l'oggetto e tornare indietro. Se questa era Don't look at her. Ma cosa? Non guardare a mo' si è accorto che si muovono. Cioè, non ho capito. Ma secondo me è rimbambito il protagonista. Deve avere qualche... Oh cavolo. Bellissimo. Questa... Vuoi vedere che... Che paura. Cioè, Matreus mi ha tirato un colpo. Eccolo! Mamma mia! Eccolo! E questi pezzi... e questi pezzi stavo dicendo... E questi pezzi stavo dicendo che sono quelli che dopo fuori devi incastrare nei blocchi. Sì. Poi non so se... Cavolo, porca c'aveva. Quello non serve una mazza lì. Lì Carl, come cavolo è che si chiama? Arthur. E io cosa ho detto? Carl. Carl. È uguale. Quello ha mosso la mano, hai visto che ha mosso la mano? Ok, non è che sono rimbambito io. Dai, vieni qua e io guardo di qua. Adesso giriamo di qui, in teoria dovremmo esserci più o meno. Ok, ci siamo. Finta di corpo. Mica è facile. Non rompere le scatole che guarda. Adesso dovrebbe esserci a destra qualcosa. Infatti devo riprendere fiato perché qua il personaggio... Abbiamo preso una di quelle scatole... Il cibo in scatola. Cibo in scatola, cibo in scatola. Quello americano classico. Vai. Siamo sull'ultimo, Matreus. Vado, eh. Vai, rosso. Pareva io se questo qua era... Rosso non si vede una mazza. Stavolta andiamo a destra, va. Aspetta che, allora, ho un'idea. Io mi metto qua, lo faccio arrivare fino a qui. Ok, fermati. Perché lì è, cioè, lì c'è poco spazio qua. La fregatura è quella, bisogna stare attenti. Qua non si vede una mazza, comunque. Tutto silenzio, è sparita la musica. Che? Ma se seguiamo i cosi... Eccolo! Come non detto. Adesso però devo tornare indietro. Sì, destra. Eccolo qua. Io, finta di corpo. Destra. Ok. Adesso dritto. Dritto. Aspetta che recupero, aspetta che... E poi sinistra. Qua a sinistra. Stando attenti a quel... Occhio là. Che a sinistra c'è pure uno. Ho capito. Via, finta di corpo, girando l'ostacolo. E siamo qua. Poi, scendiamo qui. A mettere tutto. Mettiamoli qui, stavolta li abbiamo fregati. Uno, due, tre, tu a tutti. Spengo le luci. Me lo sentivo che l'acqua faceva qualcosa, me lo sentivo, non so perché, ma... Era abbastanza chiaro. Me lo sentivo. Cosa diavolo c'è sotto? Tanto dobbiamo andare di qua. Ora come scendiamo, ora come scendiamo, Matreus. C'era una porta, forse. Non l'ho vista. Ma... E con la nebbia così, siamo a Milano. Non l'avevo vista. Sì, sì, siamo a Milano, bro. Ah, bello. Uè, Arthur.
What a strange place. Che posto strano. La casa. Questa vuol dire che è la casa nostra. Oh. Ricordiamo che il mostro sacchetto della spazzatura ci aveva detto ci incontriamo un'altra volta. E un'ultima volta. Una cosa un'ultima volta. Poi ci sono un po' di giochi e un po' di cose che secondo me adesso... Purtroppo sto gioco, secondo me, sta durando troppo rispetto a quello che dovrebbe durare, a parere mio, sì. A parere mio. Però, anche a parere di Matreus, però secondo me qua in questa stanza c'è un po' tutte le cose che abbiamo visto in giro, più o meno. Playmobil. Sì. Mi sa che c'è un enigma o qualcosa. È la stessa stanza. Cos'è? Si è mosso da solo? Un'altra casa c'è. E lì c'è qualcos'altro. Matriosche. E questo? Ma è inquietantissimo. Bianco. Qua c'è un'ulteriore stanza tutta rovesciata, però un'altra casa. Tutto sembra troppo stretto e la torcia fa proprio un cono di luce che racconta una storia. Oh, mi sembra. Ah, no. Se racconta una storia, io non lo sto capendo. Sangue. Trovo un modo per aprire la porta. Eccolo. Le... Eccolo. Con sta musichetta in loop. E quattro note ripetute all'infinito praticamente. Le case si aprono. Il disegno di un sole. Mazza che brutto. Ma è più... Allora, ascolta Matreus. Ma tu fai i passi quando ti giri così? No, perché dicevo c'era qualcuno, invece ero rimbambito io che mi muovevo. No, quello mi succede. Ogni volta che giochiamo a sto gioco, ti giri e faccio... Oh, è arrivato qualcuno, invece no. Allora, qua secondo me c'entrano... Questa no. Allora, il disegno quella si è di aperta, il disegno di un sole. Questi sono gli ingranaggi. C'è un sole, un qualcosa. Ma allora c'è da dire una cosa: che qua gli enigmi, cioè, tranne alcuni, gli altri sono. Cioè, io non li capivo. Ma non li capivo perché ci trovano una mazza con quello che. Più che altro avrei messo un po' più indizi. Magari Arthur che ti dice che cosa dovresti fare. Sì, perché adesso qua non ti sta dicendo niente. Qua no. Hai trovato il sole, devi aprire quella porta lì. Capito. Questo non è un sole, no? No. Trova un modo per aprire la porta. Eccolo il sole, è questo? Lo specchio. Allo specchio? Ah sì, è vero, hai ragione. Oh cavolo. Ah, questo. Ah, vedi, questo rosso, è l'altro indizio. Rosso, giallo, bianco. Andiamo al bianco. Però, guarda, il primo è rosso, sì. Sì. Giallo, quindi a destra. Sulla destra. Sulla destra. In fondo. Sembra una mappa. Sì. Quindi, se noi andiamo qua, rosso, guarda, giallo, ci capita bianco, jumpscare. Sulla destra qua. Giusto? In teoria sì. Oltre... Questo qua cos'è? Il pupazzetto di Mr. Bean? Non so, però... La chiave. Cioè, secondo te se arrivavamo qua e schiacciavamo funzionava uguale? Secondo me no, è il trigger. È matto, prendi la torcia, non vede nulla. Io non sto facendo niente.
Elizabeth. What the fuck is going on? Ma come l'han disegnata? Yes? Mr. Burden? Who's speaking? I'm Elizabeth Barkley. My husband informed me of what happened with my sister, but I'm sure it was a regrettable misunderstanding. I know you have acted in good faith. You're doing your job. But please, Mr. Burden, your presence here is no longer necessary. But you're... I'll talk to my father and fix this misunderstanding, but let the experts take care of my son. Ma se questa è Elizabeth che chiede al telefono. I think that's the best thing to do. I'm glad to hear it. But tell me, where are you now? Davanti al tuo cadavere. The person in front of me is really Elizabeth? Who the hell did I just talk to on the phone? They murdered her. Questo come fa a sapere che non è magari un sogno? Ok, siamo fuori dalla scala. Cioè, siamo alla scala e questo non dubita che sia un sogno, Elizabeth lì. Mr. Burton, I'm afraid you know too many things. You! You surprised me, Mr. Burton. Really? It is still not. Neanche noi si è chiaro qual è il suo metodo. Sogni strani messi in mezzo. Pura fortuna. The pipeline, the kidnapping, the murder. You're a bunch of crazy assassins. You killed Elizabeth Barkley and then you kidnapped Simon. Why? When millions of dollars of inheritance are at stake, relationships between relatives creak. She was Barkley's favorite. She and her son would inherit everything. But this is only a small part of the truth. You're just a puppet in the hands of twins. So tell me, Careful. Who took Elizabeth's place? Who is the woman who pretends Ma poi come, to be perché Elizabeth fa così quando parla? Drop the phone, Mr. Burton. I don't want an intrusion. The police already know about your involvement. They will find you. I'm aware of it, Mr. Burton. I'm finished. Thanks to you. And that's why I'm here. Are you gonna kill me? Oh, it would not be fair. No, 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 Mr. Burton. I want to give you a chance. I want to give you a chance to... Passato un tipo un fulmine lì in mezzo! What do you mean? I mean pericolosissimo. Only one of us will come out of it. Yourself and you have to kill me, Mr. Burton. Kill me or be killed. I hid a gun in the maze and some bullets too. Find them, Mr. Burton. Show me that you really are la pistola e le pallottole. And you will have your chance. I'm not a killer. There are times in life when we are not allowed to decide who we are and who we are not. You're fucking crazy. I'll count to 10. Sai che mi è venuta in mente una roba, Matreus, su un po'... È il gioco. Ah, su un gioco? Allora, aspettate, mi è venuta in mente una roba prima di fare questo. Ma sai quando abbiamo messo i tre cosi che l'acqua è scesa? Sì. Quella porta lì era una porta del cavolo, tipo una porta di legno. Sì. Cioè, in teoria con l'acqua fino a su avrebbe dovuto inondare tutte le stanze. Sì, effettivamente. No, sì. Non ha il minimo senso. Anche perché non era chiusa a chiave, perché no. L'abbiamo aperta così. Infatti, no, ma soprattutto doveva inondare tutto. Ma poi di legno. Marcissimo sotto, sotto l'acqua. Allora, cerchiamo la pistola. La dobbiamo cercare le pistole e le pallottole.
Dove cavolo le cerco? Ah, qua. The gun, it's there! Pistola anni, anni 20. Non l'avevo totalmente vista. Raccogli i proiettili e sconfiggi Charles. Ma questo vuol dire che Charles lo possiamo trovare? Immagino di sì. In questo momento. Sparare, tasto sinistro. Ma c'ha la pistola in mano? No. No, mi vorrei... one of them. Invece sì. Un proiettile. Oddio. Hai sparato! No! No! Ma c'era scritto tasto sinistro, Matreus! Hai premuto il tasto destro? Sì! Pensavo... Charles! Ha sparato anche lui, però! Pensavo Charles! Che... Aia, Charles! Pezzo di... Va... No! Di qua! Arthur, vieni qua! Cioè, vabbè, ma cosa lungo, c'ha? Sul lungo ci recupera! E ho capito che sul lungo ci recupera! E da qua dove arriviamo noi? Ci sarà altro proiettile? No, uno me n'è andato! E io cosa ho pensato? Sai che prima hai premuto che ha fatto il suono a vuoto? Pensavo che raccogliendo il proiettile lo mette e preme automaticamente perché c'ha gli input già... Ah, no. Già premuto. No, allora lì c'era scritto sparare, ma a me sembrava il tasto sinistro. Anche perché sì. Non esiste un gioco che spari col tasto destro. Scusa, se premi il tasto destro fa lo stesso rumore? No, questo il sinistro non fa rumore, questo il destro e fa rumore. Io mi chiedo... Attenzione. Here's one of them. Ok. Potrebbe essere un errore. Potrebbe. Io se me ne trovo un altro però di proiettili. Non so se lo uccidiamo in un solo. One punto. Shot, one kill? Dove sei, pezzo di fango? Ma qua dove prima ci ha sparato. Sì, ma è sparito, non c'è più. Non c'è più il pezzo di fango. Vuol dire che abbiamo già esplorato tutto. Vuol dire che c'erano due proiettili. E uno l'ho già usato. E uno l'hai già ma usato. Ma secondo te... Cioè... Non sbagliare questo colpo. E no, ho capito che non sbaglio. Schiaccio il tasto sinistro, no. Vedi che non fa niente. Okay. È l'unico gioco che spari col destro, praticamente, non so perché. Potrebbe no, però, quello che mi chiedo io è... Stiamo continuando... Ci sta inseguendo e ma, ci abbiamo ma secondo te non possiamo trovarlo? Cioè ormai è girato tutto il labirinto. Ma se corre lento, ma corre dietro. Cos'è quel fulmine lì? Scusa, girati e torna indietro. Prima no, poi no, lo no, troviamo. No, aspetta. Lo troviamo. Rigiro. Ci sta inseguendo, Sì, ho capito, ma che velocità. Eccolo. Secondo me è lontano. Io lo farei avvicinare un pochino. Porca vacca. Uno scontro a fuoco. Aspetta, il prossimo sparo. L'ho preso! Non avevo più proiettili. O forse ne spawna uno. Comunque l'avevo preso. Tu maledetto. Se vedi luccicare in giro, dimmelo. Non l'ho visto neanche prima. Sì, ti dico io che spona. Eccolo qua, guarda. Spona ne spawna uno. Ogni tanto. Appena spari, spona un altro. Esatto. Ecco qua, io subito questo minchione. Oh, l'ho preso ancora, dai. Quante volte l'ho preso? Lui ci ha preso tre volte. Lui ci ha preso tre volte e si attacca. Cosa spara attraverso la siepe? A caso. Mi sa che qua finiamo male, Matrix. Perché purtroppo qua se perdi un colpo sei fottuto, secondo me. Cioè, non hai più quel... Secondo me sì, vai dritto. E niente qua. Vai. Sì, ma respona dove? O colpo? Dove cavolo respona? Alla faccia di chi lo vuole far respawnare. Non respona una mazza, respona. Dov'è che è il proiettile? Dov'è quel... Mai un'utilità c'ha quell'uomo lì qua, Arthur. Eccolo qua. Here's one of them. Poi devi proprio andare sul pixel perfect per prenderlo. Non spawna a caso, spawna in determinati
punti. Devi far tre volte il giro del labirinto. Perché... No, torna indietro. Ce lo ritroviamo dietro, E a me non voglio ritrovarmelo dietro. Ma io come no? Trovarlo lontano. Ma meglio se fai così, così non. Tu lo vedi, gli spari e corri via. E beh, cosa cambia passare così e poi andare a sinistra? È che è sempre dietro di te. Adesso probabilmente lui sta facendo lo zigzag solito. Qua è. No? È qua. Vabbè. A sinistra. Adesso lo prendo da dietro, in teoria. Non l'ho preso. Stavolta non l'ho preso. Ho provato a mirare. Ho mirato. Niente, sono morti. Sai cosa è successo? Che ho mirato col destro invece del destro. Cioè, ma in quale gioco si spara col destro? In quale? Ma sicuramente sarà un errore di programmazione. Ma poi uno di solito mira col destro e spara col sinistro. Vatti a trovare un altro. Maledetto che non è altro. Poi quante volte gli dobbiamo sparare? 500 volte. Cioè spona il proiettile tre. Ogni tre come i boss dei giochi classici. Che boss qua. Abbiamo fatto tutta la mappa. Adesso ce lo ritroviamo davanti. Eccolo lì. Here's one of them. Sta zitto. Rimbambito. Dobbiamo prendere e sparargli in faccia. L'ho preso. Ma come fa a prendermi? Ma dai, ma cos'è? Spara a caso e mi prende. Qua un altro boss, un altro bossolotto. Here's one of them. Dai zitto! L'ultimo. E qua, L'ho preso! Sì, ma non muore mai! E noi sì adesso. No, m'ha preso! No! No, cavolo, qua, vai! Che qua va bene, va bene. Cioè, ma cos'è, Madrenza? Qua è perde un po' la magia. Secondo me andava fatto tre proiettili te morivi, tre proiettili lui moriva. Esatto. Moriva. Esatto. Here's one of them. Dai zitto, rimbambito. Aspettalo qui. Tanto compare. Ho capito, sto qua. Adesso compare dall'altro lato, te lo immagini. Porca vacca! Aspetta, aspetta. L'ho preso, L'ho preso! L'ho preso! Sì, ma è finito. Siamo morti. No, ma è morto lui! Non può essere morto, ci ha sparato ancora. Dopo che l'abbiamo colpito. Ma poi che mani c'ha? Cos'è? Fatto il cartapesta. But you need a boat to get there. There's a pier south of the villa. There's a maroon boat there. Perché ci dovrebbe aiutare adesso? Boh. Follow the coordinates stored in the GPS. Here. Take the keys. Cosa bella è stata. Guarda, prima che ci stava puntando la pistola. Facciamo una battle royale dentro il labirinto. Dai, muoviti. Non c'ho voglia di ucciderti così. Trova il motoscafo. Cioè, un molo. Non sarà difficile trovare un motoscafo. Uno ce n'è. Il molo è altissimo. O l'acqua bassissima. Non posso buttarmi, però. Vabbè. Attenzione. Oddio. Ma perché c'è una guida di... Vabbè. Ma guarda come è messo Arthur. Ah, però ci sono gli ostacoli.
Adesso lo frego. Per qua, vicolo cieco. La mappa funziona. No, non puoi muovere la visuale. No. Praticamente... Vabbè. Sono tantissimi, ci impieghi un sacco. Ma più che altro è che secondo me non possiamo andare dritti così. Perché tipo là c'era un blocco. Anche qua? Anche qua, secondo me devi passare vabbè, tipo... Vabbè, secondo me sono isole che circumnavighi e... Dentro. E? Mi sembra la miglior, il miglior pezzo per ora questo. Non lo so, a me sembra che il motoscafo stia fermo e si muove lo sfondo. Che è da quel senso lì. I believe this is the last step of our journey. Yeah. Do you think Simon? I don't know. Questo non fa nessuno. We did our best. I think so. Arthur. Lo passo in mezzo qua? I'm so sorry for what I told you. Real people abandon you when you need them the most. In my life, everyone has abandoned me. In the most difficult moments, nobody has really been there. You're unreal, but you never stopped being there. Ah, puoi anche frenare. You're the only one who has remained, always. Without you, I would be lost. You're all I have, Arthur. Don't ever leave me. No, Marty. I will not leave you. Ma è un pazzo, eh. Sì, sì, ma chiaramente. È proprio fuori di te. Ma neanche mi fa arrivare, neanche mi fa arrivare. L'indicatore. Shit. Ecco perché. Al moto? Oh, siamo arrivati. Senza benzina, ma siamo arrivati. Va bene, allora. Io direi che per questa puntata è tutto. Andremo avanti da qua. Probabilmente l'ultimo pezzettino, Matrix. Sì. Quindi preparati. Mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale 7G Skate. Attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. Per cui da Amorge e da Matrix. Ci vediamo al prossimo fottutissimo video. Ciao a tutti. Ciao.